Buongiorno, presentiamo the 5 Italian Pasta Jewels with Bulgari Gems. Sono 5 preparazioni di pasta, tutte nello stesso piatto, tutte unite da un fil rouge che è il formaggio parmigiano. Questa lastra qui che vedete è una bavarese di parmigiano che unirà le 5 preparazioni. Adesso ve le farò vedere una per una e poi le vedremo tutte insieme nel piatto. Il primo è un conchiglione di pasta che quindi scottiamo nell'acqua. Il secondo è un pacchero, un'altra forma di pasta italiana. Il terzo di pasta secca è questo spaghetto a nero di seppia. I conchiglioni saranno farciti con della salsa bolognese e gratinati con la besciamella, quindi tipico gusto della lasagna. Il pacchero, che invece ha un'origine del sud d'Italia, sarà fatto con aglio, olio e peperoncino. Lo spaghetto è tipico per la preparazione della pasta alla carbonara. Qui abbiamo usato uno spaghetto nero per avere un tocco di colore e una scenografia più bella. Perfetto, adesso passiamo alle due paste farcite, che una è un tortello ripieno di pesto, pesto alla genovese. In effetti l'ultimo è un omaggio a Pechino, perché l'altra pasta ripiena è un dumpling di Pechino, però farcito con pomodoro e basilico. Era un omaggio a Pechino, posso di fare un tortello italiano, abbiamo deciso di usare una tipica pasta della Cina. Questo qui è il tortello di pesto e qui abbiamo il nostro dumpling al pomodoro e basilico. Bene, allora riempiamo il conchiglione con il ragù alla bolognese, la tipica salsa dell'Emilia Romagna italiana, fatta con il ragù di carne, pomodoro e vino rosso, sul quale aggiungiamo un po' di besciamella. Perfetto. E lo andiamo a passare in forno per qualche minuto. Poi abbiamo il pacchero. L'aglio, olio e peperoncino viene dato da questo che è un pane tostato con i tre gusti appunto dell'aglio, olio e peperoncino, perché così darà un senso di croccante alla nostra preparazione. Okay, possiamo quasi iniziare a preparare il piatto, dove mettiamo delle piccole punte, dei piccoli quadratini di alga nori per tenere ferme le nostre preparazioni. Eccoci qua. Intanto, perfetto, abbiamo la prima pasta è pronta. Il raviolo, il pesto, non ha bisogno di niente altro che essere posizionato. Il pacchero, così. Con questo è sempre aglio, olio e peperoncino. Lo spaghetto. Qui abbiamo una cosa abbastanza strana, che non si può vedere in Italia, perché è un'invenzione del Combal 2.0, del ristorante, perché la carbonara è già pronta. Le uova vengono fatte confettare in olio, quindi cotte nell'olio, e poi si mette una riduzione di tutti i gusti della carbonara, quindi del bacon, della pancetta, un po' di vino bianco e del pecorino e del formaggio. Quindi è già tutto insieme in quella salsa lì. Per ultimo, il nostro dumpling di pomodoro e basilico, e qui davanti
sulla striscia di parmigiano andiamo a riprendere tutte quelle che sono le caratteristiche del ripieno che c'è all'interno di ogni raviolo. Quindi qui metteremo il ragù, qui metteremo i pinoli e il basilico, che sono la parte che costituisce il pesto. Per l'aglio, olio e peperoncino usiamo un po' di aglio essiccato. Per la carbonara abbiamo una strisciolina di bacon che la rappresenta. Perfetto. E in ultimo il pomodoro. Per il dumpling di pomodoro e basilico. Signori, ecco qua le 5 paste italiane.